La ridicola notte di P, dramma teatrale che andrà in scena sabato 11 gennaio alle ore 9:30 presso il Teatro delle Energie. Dramma scritto da un giovane autore, Marco Berardi, e messo in scena da un giovanissimo regista, Federico Vigorito. Abbiamo sentito l'autore del dramma e l'attore Luca Biagini, noto ai più per la sua partecipazione alla fiction 100 vetrine. Il testo è ispirato a un'arlecchinata appunto scritta da Nikolai Evrainov, questo autore russo dei primi degli anni 20, e diciamo che racconta questo confronto che non è mai avvenuto tra Pierrot e Arlecchino, che sono due personaggi estremi ma nella cui storia c'è tutto, si può dire tutto, perché l'uno è la follia, tutto ciò che nella vita rappresenta il dionisiaco, l'altro invece è tutto ciò che rappresenta rifiuto, tristezza, il non agire. Quindi in mezzo a questi due personaggi ci può passare proprio un oceano di contenuti, e noi facciamo passare quelli che ci interessano di più. Siamo qui con Luca Biagini, volto noto ai nostri telespettatori per la sua partecipazione a 100 vetrine, ma un grandissimo attore teatrale. Ci può dire l'emozione che si prova nel ricalcare le assi del palcoscenico in una prima di un giovane attore come Marco Berardi in un teatro come quello di Grottammare? Beh, è la gioia di fare il proprio mestiere, cioè quello che abbiamo scelto da sempre e che sempre più difficilmente si riesce a realizzare oggi, purtroppo. Però per fortuna d'altra parte ci sono dei giovani che ancora hanno il piacere, il gusto, la voglia di sfidare questa difficoltà, e in questo caso un autore giovanissimo che ha scritto un testo veramente ricco anche imprevedibilmente, cioè nel senso che un giovane che scrive con una densità di scrittura particolare, quasi direi, certo con le dovute proporzioni, quasi shakespeariano, cioè un testo pieno di belle immagini, un testo poetico, ma nello stesso tempo un testo che parla di noi, parla di oggi, parla di problemi che ci riguardano ancora. Teatro delle Energie come residenza artistica, l'amministrazione di Grottammare nei confronti di questo intendimento come si pone? Si pone, diciamo, all'inizio di un progetto che è stato sempre nel cuore degli amministratori, e cioè quello di non concepire il teatro soltanto come uno spazio di proposta, ma come uno spazio di produzione. Quindi non uno spazio dove ricevere soltanto gli spettacoli, ma dove vederli nascere, nutrirli, affinché gli attori si legassero al territorio e lasciassero a Grottammare testimonianza più certa e più radicata del loro passaggio. In tempi di difficoltà economiche, in cui riusciamo a malapena a tenere accese le luci negli spazi, avere compagnie come queste che vengono a Grottammare, la scelgono per produrre uno spettacolo e dare la prima nazionale, è un orgoglio per la città, è uno strumento per mantenere aperti i teatri.